Ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui su Elden Ring. Ho cambiato arma. Andrex 79, sì, mi aveva consigliato un'arma diversa, due in particolare. Ne ho beccate tutte e due, però me ne sono applicato più su di una. Più che altro perché potenziarle entrambe dai, sarebbe stato un po' difficile. Scorticature da Sachiderma. Al massimo sembra buona, ci ho messo anche praticamente. No, la. Io di aver messo anche. No, non ho messo la cenere. Aspettate, un momento che forse. Tra l'altro penso possiamo pure salire di livello. Penso di sì. Aumentiamo sempre un po' in destrezza. Così aumentiamo un po' la potenza fisica. Vabbè. Porca miseria, quanto è difficile salire ultimamente. Allora, abbiamo detto una maggiore, no, l'abbiamo già messa. Qui l'avevo già me l'ho messa? No. No, non l'ho messa. Non ne ho tante. Mi devo applicare un po' a beccarle. Mettiamo sanguinario. Qua vado un po' in difficoltà. Qua c'è veleno di qualità avvelenata. Sanguinario. Forse sarebbe meglio sanguinario. Anche se scende un po'. Standard occulto, mettersi occulto, occulto. Mettiamo sangue, dai. La metto così, poi magari eventualmente la cambiamo. Altra persona nemmeno mi serve. Alzo qua, qua insomma, al massimo. Mi pare che è notte. Facciamo una cosa, giochiamo col giorno che è meglio. Allora, noi praticamente siamo qua. Penso che dovremmo salire questa parte. Personalmente, ma non so neanche. Noi vediamo da giù, penso. Quindi penso che devo andare. Credo che alcune parti del cammino me le tolgo, perché sennò qua diventiamo un po' troppo banali. Ma mostrano tutti sti giganti enormi e tutto il tragitto. Ma vediamo. Mi fa piacere anche. Dove vai? Là. Ah. Dovrebbe essere qua. Ah, mi viene l'aggettivo, non te lo dico perché sono un signore, eh. Sono un signore antari. Perché sono un signore? Dovrebbe essere quasi morto, penso. È andato. Giusto per le rune, vi dico la verità, giusto per le rune. Allora, seguo questo percorso qua. Magari vediamo un pochettino. Perché sennò ci iniziamo forse un po' troppo. E intanto. Ah, vabbè, ma se siete tutti quanti così, però no, eh. Ehi. Cioè, e sono tutti così, su. Tutto bene che ti voglio, ma. Ci mettiamo 3 giorni qua. Anche perché sono tutti quanti abbastanza dovresti venire un po' più qua sotto, però va, ti voglio bene perché là niente, va, ci sta niente da fare, ma sempre là devi lottare, è andato, eh. Ma giusto perché sulla carta dovrebbero essere rune facili.
alla fine non so se lo sono. Ma non so se... Seme d'oro. Quasi cade, dove vai? Occhio a trovare qualche punto per atterrarci. Oh, porca miseria, ma mi sono spaventato. Oh, un altro ce ne sta. Al ghiaccio, no? Il ghiaccio non cade, no, eh. E basta. Ok. Eppure questo è andato. È tutta una raccolta però questa, eh? Cioè nel senso che ci può dare tranquillamente una mano. Ma vabbè. Guadagniamo tantissime rune facilmente. Forse avrei dovuto attivare la cosa che ci dava la possibilità di bloccare più rune. Vabbè. Altro punto che sblocchiamo, ma non penso che possiamo salire di livello perché... Mo' pare per essere salire di livello di beccare impossibile praticamente. E infatti. Vabbè. Che brutta zona che c'è quella. Ho sbagliato, ma volevo fare un'altra cosa. Ah, tra l'altro ho potenziato anche l'uccello, eh. Dovrebbe essere al massimo, mo. Penso. Dove andiamo? Ma mica mi esce qualcuno all'improvviso, mo, eh. Mo c'è un problema che non capisco quale sia la strada, eh. Questa è la strada? Io seguo questa. Vado avanti, dai. Inizio a non capire. Non capire, eh. Chi sono quelle cose là? No, non sono. Ah, mi fai sti colpi, mi fai. Ti vorrei anche combattere, ma almeno ti vorrei vedere però, eh. Ma che roba è? Oddio mio. Che dici? Lasciami sta l'uccello, eh. Ok. Riesco a beccarlo in faccia, secondo me è meglio, eh. Allora, non vorrei... La butto lì, ma ho l'impressione... Qua lo stavo becchiando, eh. Ho l'impressione che siamo molto lenti. Mannaccia, lo volevo becchiare. Ma non riesco a beccarlo in faccia. Ah,
Ah, sapamaro. Lo stiamo beccando ogni tanto, eh? Appunto. Oh, che ca... Queste sono le cose che mi fanno incazzare. Ma becchiato? Occhio, occhio, questo non si mette davanti. Wow. Ce l'ho fatto un volo esagerato. Ma anche molto. L'ho beccato in faccia, ma anche molto. No, no, non facciamo la solita... Ma muri, penso, no? È morto, è morto, è morto. Porca miseria. Grande uccello. Che ci dai? Altro cuore. Comunque, ma un nuovo potere draconico alla cattedrale della comunione draconica. Ok. Equipaggiamento. No, dobbiamo andare alla cattedrale praticamente, sì. Cioè, all'improvviso è uscito lui. Così. E ci ha fregato, ci ha fregato. L'abbiamo fregato veramente. Comunque avete visto l'uccello? Adesso l'ho potenziato. Vado là? Comunque secondo me il vento ci rallenta, eh. Cioè il vento, il freddo ci rallenta. Questa è una chiesa questa, eh. Ok. Voglio capire una cosa. Ok. Però se tipo lo tolgo... Vabbè, salviamo prima un attimo qua, mi prendo un attimo questo. Sistemo un po' di cose da gettare via. Ok, magari si sale di livello? Forse sì. Sento dei rumori, eh. Aumento in forza, potenza fisica, 40 di forza. Tempra, sinceramente, non serve a niente. Cioè, tempra, voglio dire, vigore. È già abbastanza. Intelligenza. Piano. Facciamo a destrezza, dai. Ho provato un po' di... Questo non è che ti posso scherzare. Bella questa, eh. Bella proprio. Abbiamo fatto una bella figura qua. Vabbè. Ok. Dove vado? Scendo forse di qua. Al momento perché... devo trovare una strada, una cosa, perché sennò qua non riesco a capire dove... che percorso devo fare. Andiamo di qua. A volte vi dico la verità, non è semplice, perché io mi sono un po' orientato... Vai, cani! Io mi sono un po' orientato per cercare di capire dove dobbiamo andare, perché sennò diventa un po'... un macello, però cerco sempre di
Ah, andiamo per i cani, ma. Niente di meno. No, babbo. Occhio perché ce ne stanno. Parecchio. Andiamo? Io lo so già che tu che cosa vuoi fare. Vedi? Che? Vada, non c'entra la parte. E noi alla fine moriamo per i cani, va. Io l'ho detto. È proprio cioè, io li adoro i cani. Questi penso siano proprio cani, cioè, però. Però questi. Ho un po' sbagliato io, eh. Quanti ce ne stanno di sti cani qua? Occhio. Mannaggia. Ok. È andato anche lui. Grande. Allora, di là vedo un casaruppolo. Di là altri cani. Vado di qua. Andiamo di qua. Ok. Di soppiatto. Vediamo di toglierceli piano piano tutti quanti alle scatole, perché non è possibile che. Ok. E andiamo. Ce ne stanno troppi, è quello il problema. Non è che sono forti, ce ne stanno troppi e vengono tutti quanti addosso. Questa cosa un po' ci ostacola, però vabbè, o stanno sti maledetti pali. Io a questo se riuscissi, eccolo qua. Perfetto. Ma mi sono fregato a questo. Vorrei cercare di non farmi vedere da questo. Se ci riuscissimo sarebbe grandioso. Ma tanto questo ci vede. No? Eh no. Eh sì, invece. Ok, questa è stata una cosa buona, mo dovrei cercare di fregarmi a. Aspetta, là ce ne stanno. Vabbè, mi frego un attimo a questi, dai. Rapido, è una cosa di giorno però. Ok.
E vai. Di mio, è scassato tutto, è scassato. E dai. Assa fa. Che ho preso? Grande uccello, grande. Sempre grande. Ci abbiamo l'uccello, ci abbiamo. Ok, attenzione che qua ce ne stanno 20 urdici. In caso che lui sarà aggressivo adesso. Ok. No, vediamo di non cadere però, eh. E dai. No, abbiamo fatto tutto sto bordello e poi cadiamo come cretini poi. Aspetta, qua ce ne sta un altro. E io mi curerei. Occhio qua, eh. Ok. Grande. Grande, grande. Vedi che con l'uccello andiamo alla grande. Altri? Chi? Chi è quello? Aspetta che non ho... Allora ce ne sta un altro, eh. Allora ce ne sta un'altra. Madonna mia, raga, ma quanti ce ne sta? Le rune all'infinito. Vabbè, ci hanno già visto. Ok. Sono convinto. Di essere molto rallentato con. Che è andato. Stai calmo, uccello, stai calmo. Ok, è una bestia questa, è una bestia. Un compagno di viaggi sta diventando. È quasi morto però, trovi. Un colpo è mo... Che è quello là, no? Ah, vabbè. Dai, non fai il bastardo che ogni volta... Cenere di guerra a carico del prelato. Vabbè. Ma mo' di qua dove cavolo andiamo? Andiamo giusto? Boh. Cento qualcosa se... Ah. E lui che è morto. Ok, allora... Di qua? Oh. Che bel ponticello. Com'è che qua non ci sta niente per salvare, per... Aspetta, no, qua io non sono entrato però, eh no, che fai? Che sono scemo, cioè ho fatto tutto sto bordello e poi non entro qua dentro, no?
Esilio dei guardiani. Ah, oh, mamma mia bella. I cani, mannaccia i cani. Ok. Che? Non muori? Quanto ci ha messo per morire, eh? Ok. Chi è? Ok. Madonna, sei forte. Quando vuoi sei... Sta l'impossibile qua, i topi, i cani, i fiaccaroli con... Ma che fate, le pizze qua? Ma niente di particolare, attenzione ai pali e andiamo. Vado dall'altra parte, nella speranza, verso il ponte. Ponte tibetano. Magari ci dice bene, magari. Questi non erano forti, però ci hanno dato parecchio fastidio. Allora ho visto... Ecco, io penso che qui così là si muoveranno, eh. E di qua... Non so dove andiamo. Però è strano che qua non ci sia niente per salvare. È strano, o meglio, io vorrei che ci fosse qualcosa per salvare. È una catena, eh. Speriamo che non crolli. Se vi svegliate tutti e due, cioè, non c'è proprio... Ok, meno male, dai. Allora. Facciamo? È possibile che questi non si svegliano? Bel colpo, eh. Tu mi fai sempre sta cosa. Dai. T'ho fatto male. Mazza, è forte, eh? È forte. Oddio mio. Era forte. Mi curo che è meglio. Chi ci sta qua dietro? I ragni. È una mano. Questo secondo me è fattibile, ma... Non capisco per quale motivo ci frega sempre, eh? Se riesco a non farmi fregare. Ma poi non è anche abbastanza diffidente, vedi?
Che peccato che sei andato dall'altra parte. È andato, eh. E andiamo. Tra l'altro siamo stati talmente tanto intelligenti che non avevano anche recuperato le rune. Quindi se morivamo perdevamo pure un 40.000 rune. Che non è che sono chissà che cosa, però almeno so qualcosa. Allora, io non lo so sinceramente se sta a balestra. Vabbè. Ci mette un sacco di tempo per caricare. Nuovo livello non penso proprio, figuriamoci. Vabbè. È inutile che perdiamo tempo. Ok. Non so se stiamo andando bene, ma purtroppo di qua dobbiamo andare. Ho evitato un po' gli uccelli perché personalmente gli uccelli mi danno un po' noia. I cani poi vabbè sono sempre stesse. Qua ci sta una fiaccolata, che ci sta un albero. Albero volante. Ma ci ha visto? Dio mio. E niente di meno, tutto sta affetto, eh. Oh, è chiaro. Mi è sputato addosso, fammi credere. Sto bastardo. Riesco a capire dove cavolo dobbiamo andare. Dove vamos? Qua? Ok, forse sembra che di qua ci sia una strada. Ciao cani, io vi rispetto. Che qua c'è un altro punto da salvare? Certo, ok. E altro luogo di ok, che sembra che ci sia un tipo gigante, no? Che roba è? Oh. Uccelli te ne devi proprio andare, eh? Là c'è un casaruppolo. Fate. Ah, ci devo andare per forza a piedi. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Non credo sia una chiesa normale. Io penso che questo è quello che esce all'improvviso, l'uomo di fuoco qua. Ecco. Allora, volevo un attimo. Ok. Manca a te funziona, sta. Quando partiamo per la tangente non capisci una mazza, eh. Il problema è partire, però.
Ok. Manco lo prendo, eh. Ok. Grande. Fiumi di sangue. Dito. Dito senza vita, dito. Ah, un altro ce ne sta qua. Porca miseria. Ok. Quindi si risalva subito praticamente. Che posto strano. Comunque la spada non è. Cioè, sta cosa non è male, sta spadino. Il problema è che poi. Non si capisce. Ma che ci sta là? Che sta che roba è qua? Dovrebbe andare là, eh. Solo che chissà come. Devo fare tipo il giro da qua sotto, forse. Vabbè. Dove starebbe? Di là starebbe. Non è qua. Mamma mia, se la chiesa porta da qualche parte, ma non credo. No. Forse dobbiamo risalire. Ah, vedi, è là, eh. Sì, domani, raga. Domani. Chi è che mi sta inseguendo? Basta, eh. Basta perché avete abbastanza rotto. Di qua? Per forza, mica ci facevano il ponte, poi. Quello mica è vivo. Eh sì, gigante di fuoco. Mi sa che è vivo il gigante di fuoco, eh? Signor gigante! Una pala di neve, grazie signor gigante. Come al solito è sempre ben gentile anche lei. Perfetto, manco il tempo di arrivare. Il gigante ci ha accolto benevolmente. Giusto per scaramanzia, forse, non lo so. Ritorno alla vecchia spada e vediamo se riusciamo ad andare meglio. Magari. Metto anche. Dai. Fuoco ci ha rotto lo schiaffo. Porca miseria, stai nel fuoco, te lo voglio dire, non so se ne sei accorto, ma. Un po' difficoltoso però. Ma porca di quella puttana. Allora, premesso che non ho capito perché ancora mi sei messo. Dai. No. Madonna, stavo nel fuoco, eh. Stavamo morendo, dobbiamo stare attenti al fuoco.
Speriamo che stavolta muori. Anche se ho capito che questi, quando si staccano qualcosa, è peggio per noi. Molto peggio per noi. Fa? Se lo mangia? C'ha le lentine, c'ha che c'ha questo, che schifo. Vabbè, vediamo di resistere. Allora, possibilmente, ecco, mazza. Partiamo già col fuoco, partiamo. Porca miseria. No. M'ha preso. È morto quell'altro? Vabbè, quasi è andato, eh. Luce, porca paletta, luce, luce. Ma è incredibile, non lo riesco più a beccare. Morto. Porca miseria, rimembranza del gigante di fuoco. Mamma mia, ragazzi, è stata un'impresa. Ah, e qua abbiamo anche le rune, capirai. C'è quante rune c'ho? C'ho tre rune, c'ho. Qua c'è stata una parte iniziale dove siamo riusciti a beccarlo tantissime volte. Ma poi ad un certo punto non riuscivo più a beccarlo, No, niente, non c'è, zero, non riusciamo più a beccarlo, non ci sta una cosa qua per salvare, ma penso di sì. Non vorrei che magari là sopra ci possa essere qualcosa e moriamo. Io non so se, vabbè, se ci conviene più ritornare a questo punto alla vecchia arma, questa qui, però vabbè, forse ci ha portato bene, non lo so. Vabbè, ci vediamo sul prossimo video. Bye. Thank you.